Buongiorno a tutti e ben ritrovati. 12:32 minuti in questo istante, lunedì 3 maggio, una nuova settimana in vostra compagnia, una nuova settimana con Good Morning Milano. Controlliamo subito a proposito come va l'aria di Milano, perché grazie ad Arianna il vaso di Wise Air con un sensore al suo interno possiamo avere in tempo reale il dato del PM2,5 su Milano, che in questo momento è di soli 5 microgrammi per metro cubo, quindi aria più che pulita, aria super respirabile. Il vento ha portato bene nel weekend, quindi insomma una bella giornata da passare magari anche un po' all'aria aperta. Mi raccomando, sempre distanziati, ma potete comunque fare magari un giro al parco, una pausa pranzo all'aperto, insomma una giornata in cui, grazie appunto alla rete di Wise Air, sappiamo che Arianna nostra più altre 100 Arianne installate sui balconi della nostra città ci danno un dato in questo momento di 5 microgrammi per metro cubo. Insomma, avete visto anche dalla nostra webcam che il vento si alza e c'è ancora in città. È lunedì, il lunedì è il giorno del calcio, da quando è mondo è sempre stato così. Ieri una Milano che ha festeggiato uno scudetto, ma c'è un'altra Milano che potrebbe a breve anche poter festeggiare invece una Coppa Italia. Parliamo di calcio femminile. Do il buongiorno a Mattia Del Giudice. Buongiorno Mattia. Allora Mattia, dicevo appunto, ieri hanno festeggiato, l'Inter ha festeggiato il suo 19° scudetto. Invece il calcio femminile deve posticipare ancora un po' questa fine di campionato, anche se comunque poi sappiamo che non finirà con uno scudetto alle milanesi, sarà difficilissimo con la Juve messa benissimo prima in classifica, ma le milanesi, soprattutto il Milan, si sta giocando invece la Coppa Italia. E ieri, vediamo appunto i risultati della giornata di ieri, c'è stata una prova, no? Ma dici tu Mattia meglio, cosa è successo ieri? Mattia, mi senti? Mattia non mi sente, adesso mi sente, vedo che forse adesso mi può sentire. Mattia, ci siamo. Ecco, prego Mattia, dicevo appunto i risultati della giornata di ieri, prego, do la linea a te. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti intanto. Sì, c'è stato sabato intanto il match salvezza tra San Marino e Napoli, vinto dalle campane per 5-0, quindi una bella prova di forza per le ragazze di Pistolesi, che poi mandano anche matematicamente in Serie B il Pink Bari, mentre dalla Cassetteria, tra l'altro, è stato promosso il Pomigliano. In prima giornata di sabato il Sassuolo ha rifilato un bel poker all'Hellas Verona, mentre invece c'è stato il pareggio a reti bianche tra Roma e Milan, di cui poi parleremo. La Juventus batte 6-1 la Florenza e San Gimignano, rimandata solo di una settimana ormai la festa scudetto bianconera. La Fiorentina torna a vincere 3-1 proprio contro la Pink Bari retrocessa, mentre l'Inter un rocambolesco 3-3 che è davvero un'occasione sprecata, perché le nerazzurre erano avanti addirittura per 3-0. Ecco, il Milan però appunto ha giocato a Roma in questa anteprima, in questa preview di finale di Coppa Italia, che però a vedere le reti non ci dà da sapere nulla. 0-0. Esattamente, le due squadre si sono molto studiate, l'impressione è stata questa in occasione poi della finalissima del 30 maggio di Coppa Italia. Era una partita che il Milan sicuramente non doveva perdere, un pareggio va benissimo per le rossonere di Maurizio Gans, che la prossima settimana, appunto poi ne parleremo, a Firenze contro la Fiorentina potrebbe festeggiare la qualificazione in Champions League. Però è davvero una partita che ha tirato sì fuori qualche emozione, la traversa di Bocchete per esempio, però poi nulla di fatto, quindi tutto rimandato appunto al 30 maggio. Invece rocambolesca partita dell'Inter, dicevi? Esattamente, perché le nerazzurre contro l'Empoli, che è una delle grandi sorprese di questo campionato, vanno addirittura in vantaggio per 3-0 con De Bever e una doppietta della solita Gloria Marinelli, ma in 12 minuti nel finale di partita con Prugna, Acuti e Knoll l'Empoli riesce a fare 3-3 e addirittura nel finale stava per portarsi a casa la vittoria. Quindi un Inter che ha fatto una grandissima partita fino a un certo punto, poi un crollo totale, buio, blackout, e non è riuscito a tornare a vincere in campionato. E allora vediamo questa classifica del campionato. Dicevi, la Juve rimanda solo di una settimana la festa scudetto, e anche il Milan, diciamo, è però prossimo magari alla festa della qualificazione matematica in Champions League, vero? Esattamente, perché la Juventus, se dovesse vincere a Napoli, arriverebbe appunto la vittoria matematica per il quarto scudetto consecutivo, mentre il Milan invece, se dovesse vincere contro la Fiorentina, si guadagnerebbe questa qualificazione in Europa. Tra l'altro, piccola parentesi sulla Champions, si sono giocate le semifinali e quest'anno la finale sarà tra Barcellona e Chelsea.
Cosa ci aspetta invece la prossima giornata? Appunto, già ci hai detto i due match di test di alta classifica, cos'altro ci aspettiamo? Prossimo turno lo puoi vedere in grafica, Mattia, se non mi senti però lo puoi vedere in grafica, commentalo pure, vai pure se vuoi. Sì, c'è appunto Milan-Fiorentina, che è una partita che è sempre stata ostica per le rossonere. Sono arrivate spesso sconfitte come vittorie, quasi mai un pareggio, forse solo lo scorso anno. All'andata finì 1-0 grazie al gol di Giorgia Spinelli, quindi comunque una vittoria di misura, molto sofferta. Adesso la Fiorentina non ha un periodo di forma fantastico, questa è stata una stagione abbastanza nera per la Viola. Però resta comunque una delle formazioni più ostiche del nostro campionato e quindi Milan non dovrà assolutamente sottovalutarla, dovrà fare la sua partita, andare in vantaggio il prima possibile, come era successo proprio all'andata, per poi magari continuare la gara, mantenere il risultato per poter appunto festeggiare questa qualificazione in Champions League dopo 3 anni che è nata la squadra femminile. L'Inter cosa si aspetta invece settimana prossima? L'Inter ha sulla carta una partita più semplice perché affronterà il San Marino penultimo in classifica, ma le Titane, soprattutto sconfitte con Verona e Napoli, hanno un grandissimo bisogno di punti per provare a salvarsi e mantenere la categoria. Quindi l'Inter dovrà assolutamente andare lì sapendo che le Titane vorranno vincere, fare i 3 punti, altrimenti probabilmente potranno dire addio alla Serie A se non riescono a ottenere il risultato contro le Nerazzurre. Insomma, lotteranno fino all'ultimo secondo e speriamo appunto che non crolli ancora nel finale di partita l'Inter. Insomma, questa settimana forse ha dato qualche speranza a San Marino. Allora, ricordaci, Mattia, bene dove possiamo trovare tutte le informazioni sul calcio femminile firmate Caterina Rosa? Siamo un po' su tutti i social, siamo su Facebook, siamo soprattutto su Instagram. Il lunedì poi esce il nostro gazzettino con interviste e risultati del weekend in esclusiva che si può scaricare poi dal nostro sito web. Perfetto Mattia, allora grazie mille, salutami tutta la squadra di Cartellino Rosa, noi ci vediamo settimana prossima a questo punto, ok? Grazie a te Fabio, buona giornata a tutti. Grazie mille davvero a Mattia del Giudice Cartellino Rosa, continuiamo con l'incursione poetica delle foche parlanti, come sempre arriva a metà della nostra trasmissione, questo momento di riflessione, oggi sarà il turno di Acelia Ionica che ci porta nel mondo fatato, poetico, di fatto di parole, ma messe al posto giusto di le foche parlanti. Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio, non me ne divido mai. Dove vado io, vieni anche tu, mio amato. Qualsiasi cosa sia fatta da me, la fai anche tu. Non temo il fato perché il mio fato sei tu. Non voglio il mondo perché è il mio mondo, il più bello, il più vero. Sei tu. E questa era Acelia Ionac, questa è l'incursione poetica di oggi, grazie mille alle foche parlanti sempre presenti all'interno di Good Morning Milano, tutte le volte, tutte le puntate, una delle tre ragazze ci porta appunto in questa incursione poetica, in questo momento di riflessione, di pausa all'interno della nostra trasmissione. Adesso andiamo invece al tema principale, l'avete già letto nella nostra anteprima, l'avete visto nella nostra copertina, oggi parliamo di un tema molto interessante e poco battuto, nonostante si parli di qualcosa di molto importante nella nostra città. Parliamo dei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio, ma per capirne meglio non abbiamo potuto fare altro che chiamare un avvocato che di questo si tratta ed è un esperto nel settore, fa parte della rete No ai CPR e stiamo parlando dell'avvocato Giovanni Motta. Buongiorno avvocato, benvenuto a Good Morning Milano. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Buongiorno, sono Buongiorno. della rete Mai più Lager, no, ai CPR. E purtroppo Mattia ci diceva che le ragazze di Milano dovevano sottovalutare la Fiorentina. Milano, la città di Milano, non devi sottovalutare che al suo interno, nella sua cerchia, c'è un CPR, cioè un posto che noi chiamiamo Mai più Lager. Quindi è piuttosto, come dire, esplicita la nostra denuncia. La cosa che un po' sconvolge della vostra denuncia, o meglio, non della vostra denuncia, ma della vostra battaglia, che è una battaglia in realtà che arriva da molto lontano, perché forse chi ci ascolta si ricorderà che una volta esistevano i CPT, poi sono esistiti i CIE, e la parola Lager si è sempre
affiancata a questi posti. Più di una volta si è poi arrivati a farli chiudere, a farli convertire, tutto, ma poi insomma si esce da una parte e rientra dall'altra, qualcosa poi ritorna sempre. L'ultima appunto sono questi CPR e nei luoghi, cioè, come si dice, si torna sempre poi sul luogo del delitto, nel senso che sempre via Corelli. Allora, avvocato, ci racconti un attimo bene che cosa dovrebbe essere un CPR e cos'è in realtà un CPR? Allora, il CPR sono dei. Che cosa sono i CPR? Centri di permanenza per il rimpatrio. Sono dei luoghi di, testuale, detenzione amministrativa. Detenzione amministrativa. Sembra quasi un ossimoro, qualcosa di amministrativo che c'entra con la detenzione. Invece sì, esistono. Sarebbero dei luoghi, e anzi sono, sarebbero, sono, e si spera saranno per poco. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda le nostre rivendicazioni, dei luoghi in cui gli stranieri, che le persone straniere, perché ovviamente è esclusivamente fatto per persone straniere, è mirato Ok. solamente a una categoria sociale, gli stranieri. Infatti, anche durante le udienze mi si è concesso questo inciso. Io sono entrato come anche avvocato in un'associazione storica, quale è il NAGRE, si occupa dei diritti delle persone straniere, e durante anche le udienze si verbalizza lo straniero, né? E mi ricordo che sarebbe tantissimo, a volte c'è, cioè, il mio assistito o il signor XY, no, lo straniero, Straniero. che proprio depauperamento anche del Come se nome. diventasse uno E stato allora, sociale, uno status è lo straniero. esatto, lo straniero è fatto, è semplicemente straniero, dovrebbe essere sostanzialmente volto alla identificazione e espulsione, CIE, no, il precedente acronimo, perché qui cambiano gli acronimi, CPT, CIE, CPR, ma sempre quello è, identificazione e espulsione. Tuttavia, questi luoghi di detenzione amministrativa sono sostanzialmente delle carceri per stranieri, dove però ci sono meno tutele rispetto a un carcere. I colleghi e le colleghe sanno benissimo, hanno studiato il diritto penitenziario. Non esiste un codice di diritto di centri di detenzione amministrativa. E non, beh, non esiste proprio, è tutto si improvvisa. Ecco, Prego. perché appunto la parola fondamentale è quello, è amministrativo, cioè noi parliamo di persone, in questo momento una sessantina credo più o meno all'interno del CPR di Via Corelli, che tecnicamente, proprio praticamente, non hanno commesso nessun reato, non hanno commesso nessun reato neanche penale soprattutto, ma non hanno commesso nessun reato, ma hanno appunto, potrebbe, è paragonabile, non so, un illecito amministrativo come se io non pago una multa, diciamo più o meno, no? È come, per esempio, per esempio, forse ne avrete parlato, la sanatoria, c'è stata la Sì. sanatoria. Quanti migranti a Milano hanno fatto la sanatoria? E anche lì c'è il problema che hanno fatto la sanatoria l'anno scorso e siamo in pieno stallo. Ed ero, magari avevano pure i documenti perché hanno perso il lavoro, non sono riusciti a rinnovare il permesso di soggiorno e magari stanno qui da 15 anni, hanno avuto questo problema e molti hanno cercato di fare l'accesso sanatorio. Magari quelli che non riusciranno a fare la sanatoria perché per chissà quale motivo verrà rigettata, si spera di no, si ritroveranno magari una sera, perché prima o poi il coprifuoco finirà, magari passeggiano, vengono identificati dalla polizia e si ritrovano in via Corelli. Opla, perché magari ha avuto un permesso di soggiorno. Ecco. Ecco, ma avvocato, è diretto il passaggio? Cioè, nel senso, può succedere veramente che una volante fermi un ragazzo, una ragazza straniera, come dice lei appunto, si scopre che i documenti non sono del tutto in regola o magari non ha tutti i documenti necessari in quel momento, viene portato nel CPR per essere identificato, quindi. Sostanzialmente sì, o passa anche dalla questura, ma poi va sempre al CPR, quindi poco cambia. E quindi per identificazione e espulsione. Però ricordiamocelo bene, questo ricordiamocelo sempre bene, che potranno poi essere espulsi soltanto le persone che appartengono alla nazionalità, possono essere solo l'Egitto, la Tunisia, la Nigeria, che hanno un accordo con l'Italia. Perché chi, per esempio, il paraguaiano, dico uno stato a caso, che Sì. non ha un accordo con l'Italia, può rimanere lì e poi alla fine dei 90, 100, dei 90 giorni, adesso col decreto Lamorgese, poi alla fine riesce. Quindi è una sorta di passaggio di un girone infernale, poi lo spiegheremo meglio come si vive all'interno di quel posto, di quel centro, chiamiamolo così, e passa da quel girone e poi riesce, perché non essendoci nessun accordo, finisce lì. Adesso la maggioranza delle persone sono tunisine, sappiamo degli sbarchi, arrivano, sbarcano, quarantena sulle navi, negli hotspot, stanno lì e
E poi cosa succede? Succede che magari non hanno fatto richiesta d'asilo, ma non si capisce bene, no? Oppure non sono riusciti a farla perché non i documenti, hanno firmato un documento che non dovevano firmare o non hanno Avvocato, capito su cosa questo però avevano la fermo un prodotto e si ritrovano attimo. al CPR. Avvocato, su questo la fermo un attimo, perché lei l'ha passata così, ma voglio fermarmi un attimo. Hanno firmato un documento che non sapevano cosa fosse bene. Perché in realtà c'è proprio un documento che spesso viene fatto Problema di firmare. linea? Sì, adesso appena mi sente mi faccia un fischio se mi risente. Dicevo, c'è proprio un documento che viene fatto firmare appena sbarcano, spesso e volentieri, dove viene, cioè tu dichiari di non richiedere asilo C'è un politico, problema con la giusto? linea? Ok, adesso appena. Vediamo se si riesce un attimo a Adesso sì, Perfetto. bene. Lei è passato un attimo veloce su questa cosa del documento che viene firmato, ma non si sa bene cos'è. In realtà è un documento Certo. reale, mi diceva, giusto? Sì. Cioè, dove loro dichiarano che non chiederanno asilo politico. Esatto, poi magari non capiscono perché l'hanno firmata, non sanno perché l'hanno firmata e si ritrovano e tieni firma questo, sono appena sbarcati o magari sono ancora in una nave quarantena venendo dalla Tunisia, non sono dei, come dire, dei giuristi, non parlano italiano, parlano solo arabo e si ritrova magari a firmare documenti o rinuncio alla richiesta di protezione internazionale e quindi c'è È questo legale, rischio che scusa si avvocato, ma ritrovino. è legale un documento dove rinuncio alla protezione internazionale? Il Ministero dell'Interno glielo fa firmare. Ci sono associazioni specializzate su questo che fanno caos, stanno facendo delle cause come l'AGI, che è l'Associazione Studi Giuridici, che è la più importante, c'è l'Associazione Limini che fa parte di AGI, che proprio su questo stanno facendo delle battaglie con cause che stanno anche arrivando in Cassazione. E purtroppo succede anche questo nel variegato mondo del diritto all'immigrazione e dei poi CPR, perché poi alla fine c'è E CPR. che infatti alla fine c'è il CPR, che è anche un po' un motto delle vostre campagne. E a Sì, c'è questo punto, stato allora il 24 una manifestazione. cerchiamo per quanto ci è possibile di entrare in questi CPR. Allora, prima cosa, scopriamo che è quasi impossibile entrare in questi CPR, ad esempio. Per loro è molto facile, per noi è impossibile, vero? Eh sì, allora possono entrare, beh, gli avvocati possono entrare quando i migranti riescono ad avvisare i propri avvocati. Pensi ai tunisini, allora il tunisino ovviamente un tunisino che viene qui mica c'ha l'avvocato di fiducia, ovviamente stava in Tunisia fino a 10 giorni fa, non ce l'ha. Ma come fa a avvisare? Si ritrova, la maggior parte delle persone si ritrova con un avvocato d'ufficio che lui conosce qualche minuto prima dell'udienza e fa l'udienza e l'avvocato d'ufficio nulla sa del suo assistito. La media, sono state fatte anche delle ricerche universitarie, la media delle udienze che si chiamano di convalida, apro un inciso tecnico, di solito le udienze di convalida si fanno per i fermi di arresti, cioè per chi ha commesso un reato, Infatti. quindi di natura penale, e lo stesso per lo straniero, si fa l'udienza di convalida davanti a un giudice di pace. E il giudice di pace, l'udienza di convalida dura, secondo questi studi, io ne ho fatte e posso confermarle, 5 minuti. Ho cercato di fare durare di più, però alla fine, e poi arriva come il timbro postale, Basta. convalida. E a Ci quel punto rivediamo il al massimo destino fra è il 30 giorni. rimpatrio. Col timbro a quel punto il destino è il rimpatrio. E c'è questo conva c'è la convalida, e che se. Tu puoi essere espulso. Con la Tunisia ci sono degli accordi speciali per cui praticamente tu vieni espulso dopo pochi giorni. Con altri paesi, per esempio, dove ci sono gli accordi, ma non c'è questa celerità del tipo Grand Hotel, porta che si apre, porta che esci, rimani lì. Tu hai diritto a un'altra udienza di convalida entro 30 giorni. E quindi riprova e sarai più fortunato, si potrebbe fare con un titolo un po' così Se scherzoso, non purtroppo. fosse Riprova e magari però, fra 30 giorni ti andrà ecco, bene. se non fosse avvocato che quei 30 giorni li passi all'interno del CPR. Esatto. Cosa avviene all'interno del CPR? Voi avete fatto anche sul vostro sito, ve li ho rubati, ve lo confesso, 5 punti molto interessanti per spiegare un po' come cose come avviene all'interno del CPR. E è interessante perché il primo punto. Che uno potrebbe non potesse, cioè, cosa c'entra con la vita all'interno del CPR? In realtà è che il profitto col taglio ai servizi. Quindi, cosa significa questo? Cioè, che non ci sono abbastanza servizi all'interno del CPR?
Come avviene appunto la vita all'interno del CPR, secondo quello che voi siete riusciti poi appunto a capire, perché dicevamo appunto gli Allora, avvocati riescono a entrare, altri non possono, i politici o parenti, così. dopo aver chiesto soltanto i parenti, però molti di questi stanno all'estero, per esempio, e quindi non possono entrare qui in Italia, sempre chiedere permesso alla prefettura, quindi bisogna sempre chiedere permesso. Allora, cosa succede? Si entra, allora, per chi volesse entrare, innanzitutto c'è queste camionette di militari, perché nel CPR ci sono i militari, i carabinieri, la polizia e guardia di finanza. Cioè, non è... Cioè, c'è tutto il dispiegamento delle forze dell'ordine all'interno di questi centri. Non è come c'è, per esempio, come nelle carceri e gli agenti della polizia penitenziaria. No? Nel CPR c'è tutto, c'è la camionetta al fuori dei militari, poi ci sono per entrare sono i militari da una parte, i carabinieri dall'altra, ti controllano, entra, c'è questo grande spiazzo, tutte le macchine della polizia, le moto, vedi sostanzialmente le forze dell'ordine ovunque e tu entri. Ovviamente sono entrato come avvocato, ho fatto i colloqui con i miei assistiti. Ma in generale, com'è la vita? Mi si chiede. La vita in un CPR è molto difficile perché i canali, è difficile avere, come dire, informazioni, soltanto quando gli assistiti riescono a dare informazioni, per esempio agli avvocati. Sono terribili. Allora, innanzitutto il telefono viene requisito. Ricordiamo che detenzione amministrativa, quindi Ok. teoricamente, non è che mi devo prendere il cellulare, no, te lo prendono. Te lo prendono e quindi c'è stata. E Qual quindi è la uno motivazione? La sostanzialmente. motivazione ufficiale qual è di questa Allora, presa? no, la motivazione è per la sicurezza, perché tutto ciò viene fatto per la sicurezza dei trattenuti, che poi io chiamerei detenuti, dei trattenuti, per chissà quale sicurezza, probabilmente perché non si vuole che, dato che tutti abbiamo ormai gli smartphone e quindi c'hanno le telecamere e quindi verrebbero registrate ciò che viene all'interno. Difatti ci sono state battaglie legali e c'è un'ordinanza del Tribunale di Milano recente, è stata una causa promossa dalla soprannominata AGI, in quale adesso possono avere il cellulare, però solo su richiesta. Cioè tu devi richiedere all'operatore, ci sono due operatori, per circa, come dicevi, 60 persone, due operatori, quindi tu devi chiedere permesso, chi lo sa quando arriverà, e puoi fare chiamate nazionali alla mattina, adesso puoi fare chiamate nazionali alla mattina e internazionali al pomeriggio. Osservo, per esempio, per chiamare gli avvocati alla mattina di solito sono in tribunale, per dire, e quindi chi chiami la mattina? Esatto. E poi, tra l'altro, al pomeriggio chi chiami? Poi chiamate internazionali costano, il pocket money a disposizione dei trattenuti, detenuti è di 2,50 euro. Con quei 2,50 euro magari ti devi anche comprare qualcosa anche da mangiare, perché la mensa, dicono sia anche i cibi scaduti. Adesso, se guardate la nostra pagina Facebook, Mai più lager, noi CPR, proprio in questi giorni pare che ci sono anche i cibi scaduti da qualche giorno e il cibo è anche razionato. Stiamo Ok. parlando di una sala mensa che lo stesso garante per le persone prive di libertà ha evidenziato Ecco, perché avvocato, delle la cosa problematiche. interessante è che quello che ci sta raccontando non è solo appunto frutto delle poche volte che lei è riuscito per fortuna a entrare, di qualcuno che da dentro è riuscito a far trapelare qualcosa, ma anche di commissioni governative che sono state lì dentro e hanno redatto delle relazioni a dir poco agghiaccianti. Sì, è entrato il garante delle persone prive di libertà, quello che una volta si chiamava garante dei detenuti, forse questo è un termine che Ok. forse viene più facile a chi ci sta ascoltando, è anche una sottocommissione carceri del Consiglio Comunale della nostra città, Interessante però di che una Milano. sottocommissione carceri vada in un posto che in teoria non è un carcere. Esatto, già questa è una contraddizione in termini, però almeno qualcuno è entrato. E vabbè, e tra l'altro osservo che il garante mancano, e qui si sta parlando perché ovviamente il garante va in tutti i CPR, in quello di Milano ho osservato fra i vari, tra l'altro nei bagni non ci sono le porte. Ok. No, perché la privacy non esiste, anche per fare la barba tu devi chiedere permesso, devi farla davanti a 3-4 agenti di polizia, sono anche le condizioni igieniche sono quelle che sono, ma anche il registro dei presenti, cioè tipo l'appello, tipo registro della scuola, lì manca, l'ha osservato il garante, non lo dico io, non lo dice la rete Mai più lager noi CPR, ma anche il registro degli eventi, cioè quello che è successo durante la giornata, manca, e se uno vuole sapere cosa è successo,
Punto interrogativo. Uno dei punti interessanti, infatti, è stato anche quello dell'isolamento di cui avete parlato. Cosa significa? Isolamento, che sei veramente isolato in queste sorte di celle dove ci sono anche delle sei persone all'interno e che per chiedere devi suonare il campanello e aspettando che magari qualcuno ti risponda, magari non ti risponde nessuno, magari c'è solo un solo operatore per 60 persone durante la notte. E succede così, sei in una condizione, sostanzialmente non fai nulla durante tutto il giorno perché nulla puoi fare, sei una sorta di detenuto, l'unica cosa che puoi fare sono... non hai neanche un cellulare, sei... Cosa fanno? È un luogo di marginalità sociale, come per citare sempre il Garante, dove la marginalità sociale viene messa lì. Sto citando il Garante, luogo di marginalità sociale. E nulla succede, sei un recluso con meno diritti di un detenuto, sei uno straniero che ha avuto un problema di documenti, opla, ti ritrovi dentro il CPR. Su quello dei diritti meno dei detenuti c'è un punto che è interessante, che è quello ad esempio dell'assistenza sanitaria. Ecco qua. Purtroppo noi non... Allora, le notizie, come sappiamo, sono sempre poche e scarne, anche perché manca, come ha detto, il registro degli fatti, degli avvenimenti, dei presenti, e che dovrebbe esserci convenzioni quantomeno con l'ATS. Ci sono, non si sa. Il medico sì. C'è qualche ora a settimana. Ci sono, per esempio. Ricordiamo invece che nelle carceri ci sono delle infermerie all'interno delle carceri, giusto? Assolutamente sì. E il medico è lì soltanto qualche ora a settimana. Colleghi del Naga, che tra l'altro apro un inciso, fa un centralino dalle 19 alle 21 al numero di telefono 02 58 10 25 99, perché in modo che qualcuno possa chiamarli, se un loro caro è lì dentro, chiama il Naga dalle 19 alle 21, che possa mandare un avvocato, in modo che un avvocato possa interessarsi di quei casi, non fare con l'avvocato d'ufficio che si ritrova a fare un'udienza. Allora, avvocato, le do questa notizia, nel senso, e la do a chi già sta ascoltando, sì. Noi avremo fra qualche, penso settimana prossima, se non ricordo male, chiedo ad Aurora conferma, avremo proprio il Naga ospite qui da noi e parleremo sicuramente anche di questo tema e grazie anzi per avercelo anticipato, grazie mille. Esatto, ho fatto un assist involontario, meno male. Allora, e quindi si ritrovano con meno garanzie delle carceri, si ritrovano queste persone, uomini, perché per me sono tutti uomini, dovrebbe esserci anche una sezione femminile, però al momento sono tutti uomini. Sappiamo a qualche giorno fa tipo 56, sono 60... si ritrovano totalmente, non hanno nulla, totalmente esclusi dal mondo, in un posto, via Corelli, che è anche escluso dal mondo dell'informazione, me lo faccia dire, e quindi si ritrovano in questa situazione di gravissima difficoltà per un illecito amministrativo. È esagerato dire che siano violati i più basilari diritti della persona lì dentro? Assolutamente, i diritti umani e i diritti della Costituzione, il diritto alla corrispondenza, poter ti vengo tolto il telefono, non puoi neanche parlare, avere una corrispondenza col mondo esterno, cioè dai diritti di Costituzione ai diritti umani. Poi sappiamo di persone che magari hanno anche delle fragilità, vengono magari problemi di tossicodipendenza, no? C'era una collega che sta facendo una battaglia sempre del Naga, c'è una convenzione con i SERD, quelli che una volta si chiamavano SERT. Non si sa, tutto è un punto interrogativo, ci vuole il riflettore dell'informazione, è necessario, perché sennò qui se non se ne parla nessuno. Perché non si accende questo riflettore secondo lei, avvocato? Perché questo riflettore dell'informazione non si accende? Perché il tema è scomodo, è un tema scomodo, l'immigrazione è un tema scivolosissimo. Ricordo che fra il 2019 e il 2020 sono morte 5 persone ai vari CPR italiani, CPR in Corelli non era ancora aperto, però c'erano anche gli altri, e sono morte 5 persone. Poi queste cose finiscono nel nulla, perché poi tutti i vari testimoni poi vengono espulsi e se ne vanno, e quindi non si sa perché queste persone sono morte. E in Italia cosa, a Milano cosa vogliamo fare? Aspettiamo il morto? Mi auguro di no. A Milano cosa dicono le istituzioni per quello che sa lei? Allora, le istituzioni, silenzio. Il nostro sindaco Sala non si è mai espresso. Noi siamo stati anche davanti al Consiglio Comunale, fra le tante manifestazioni che abbiamo fatto, anche davanti a Palazzo Marino e Piazza della Scala, ma il silenzio, per utilizzare un'espressione piuttosto abusata, è assordante.
Avvocato, cosa possiamo fare noi normali cittadini? Cosa possiamo noi cittadini milanesi, noi della famosa Milano Cuore in Mano, cosa potremmo fare per aiutare questa causa che, ripeto, non mi sembra per nulla una causa neanche politica, ma semplicemente di umanità? Cosa possiamo fare per rendere la nostra città un po' più umana? Cosa possiamo fare noi milanesi? Noi milanesi dobbiamo innanzitutto, seguite la rete Mai più lager noi CPR, c'è una pagina Facebook molto seguita, e cercate di informarvi, sollecitate giornalisti, avvocati, le associazioni, qualunque, seguite Mai più lager noi CPR, il Naga, cercate di sollecitare chiunque vi sia vicino, chi si occupa di diritto dell'immigrazione, degli stranieri, di informazione, perché sollecitate i vostri consiglieri comunali, si andrà a votare, in ogni occasione ponete la questione. E il CPR? E il CPR che fine ha fatto? E a Milano c'è un CPR, voi cosa ne pensate? Avvocato, io la ringrazio tantissimo, A voi. siamo in conclusione. Ci ricordi però anche le coordinate per seguire bene le vostre manifestazioni? Ne avete fatto una il 25 aprile, motivo per cui noi abbiamo voluto accendere questo riflettore, ma ce ne so che ne avete altre in programma e avete tante iniziative. Ci ricordi un po' come fare per seguirvi? Saltate ancora la connessione, credo. Quest'oggi la connessione non ci aiuta. Avvocato, mi sente? Maledetto CPR, sempre così, remo contro. Questa credo sia semplicemente la connessione che oggi è un po' ballerina. Mi sente, avvocato? Sì. Ecco, Benissimo. appunto, dicevo, ci ricordi allora alla fine proprio le coordinate per poter seguire tutte le iniziative che fate? Pagina Facebook, Mai più lager, noi CPR. L'ultima manifestazione l'abbiamo fatta il 24, con carattere, 24 aprile, con carattere nazionale. Sono state manifestazioni non solo a Milano, ma da Gradisca, a Brindisi, a Catania, dove non c'è il CPR, ma c'è Frontex, che ha girato Frontex, che se ne parla per tutto ciò che riguarda gli sbarchi. A Roma, insomma, in tutta Italia si cerca di mobilitarci, il terreno è ostico, è tutto in salita perché non c'è, come dire, c'è un blocco informativo, c'è il cono d'ombra, ma cerchiamo di mobilitare, mobilitiamoci tutti e mobilitate e sollecitate anche i consiglieri comunali della nostra città. Ma allora il CPR, che cosa vogliamo farci? Davvero, grazie mille all'avvocato Giovanni Motta, grazie mille Grazie, davvero e complimenti e buon lavoro a tutti grazie, quanti. buona Grazie giornata. mille. Allora, miei carissimi milanesi, che dire? Oggi, se avete visto, in poco più di 15 minuti abbiamo scoperto, per chi non ne fosse stato al corrente, che a Milano, nella nostra città, nella Milano con il cuore in mano, esiste un luogo in cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani viene giornalmente, ripetutamente calpestata, disconosciuta, ignorata. Un luogo in cui alcuni tra i più basilari diritti dell'essere umano vengono negati. È il CPR di Via Corelli. E allora mi viene da chiedere al sindaco Sala se lui ne sia al corrente, e spero proprio di sì, e come mai il tema non sia ai primi posti nella sua agenda da sindaco. È questa la città europea e cosmopolita che vogliamo mettere sulla piazza per attrarre sempre più investimenti all'estero? È questa, sindaco Sala, la città in cui vogliamo che i nostri figli, i nostri nipoti crescano e diventino la classe dirigente del domani? Sono sicuro che il nostro sindaco non ci deluderà e che sentiremo presto parole dure di condanna venire dalla sua bocca, vero sindaco? Ma lo chiedo anche a Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Partito Democratico. Come mai questa battaglia non campeggia sulle bacheche delle vostre sezioni? Come mai fa più rumore il silenzio del Partito Democratico in confronto alle proteste che nascono spontaneamente all'interno del CPR di Via Corelli? Quale battaglia, se non questa, è una battaglia di democrazia? Spero possa arrivare presto una risposta dal PD e anche dai giovani democratici che possa riempire finalmente il cuore di quei milioni di elettori che credo che siano al momento alquanto spaesati. Infine ho anche una domanda per quell'ex consigliere comunale Matteo Salvini e tutti i consiglieri della Lega attualmente a Palazzo Marino. È davvero questa la società sicura e senza pericoli che volete per le future generazioni? È questo il modello di sicurezza che la Lega vuole diffondere sul territorio nazionale? Mi volete dire che l'unico modo di aiutarli a casa loro è quello di renderli schiavi ed annullarne l'esistenza a casa nostra?
Miei carissimi milanesi, ogni giorno, in ogni momento, anche ora mentre sto parlando, in via Corelli a Milano si stanno violando i diritti e non sono i nostri diritti, non sono i diritti dei vostri figli e nemmeno dei vostri nipoti. E miei carissimi milanesi, è quindi per questo che valgono così poco? Buona giornata e grazie di averci seguito. Noi ci vediamo mercoledì, sempre qui in diretta alle 12:30. Grazie mille, arrivederci e a presto.